cari amici di Canicatti Web, ben trovati. Io oggi mi trovo in un posto davvero magico, suggestivo, da togliere il fiato. Sono nelle viscere della chiesa di Sant'Agostino, sono all'interno di una sorta di cripta dove sono contenuti tanto materiale prezioso. Proprio in questi giorni all'interno di questo luogo, che vi assicuro magico, ma le immagini saranno sicuramente più eloquenti di quanto possa essere io, in questo luogo assolutamente magico si terrà una mostra di un giovane artista le cui opere sono davvero straordinarie. Io sono rimasto, come dire, colpito dalla bravura, pur non essendo un esperto e non potendo dare un giudizio dal punto di vista tecnico e artistico, però vi garantisco che da laico della pittura, ho potuto apprezzare quelle che sono le sue opere. Però facciamoci un giro. Io intanto devo ringraziare, per avermi chiesto di fare questo servizio, il mio amico Massimiliano Arena, che è, diciamo, il capo putativo, se vogliamo, di Casa Contemplativa, che non si lascia mai sfuggire l'occasione per raccontare questa terra straordinaria, piena di tesori materiali ma anche di tesori umani. Uno di questi tesori è questo ragazzo che vi andiamo a presentare. Come vi dicevo, i protagonisti di questo invito a venire a visitare questo luogo straordinario sono due miei amici, uno dei quali conoscete benissimo e l'altro, voglio dire, lo abbiamo invitato affinché si possa fare conoscere l'arte di questo straordinario pittore giovanissimo, che ha, voglio dire, credo abbia delle straordinarie qualità di comunicazione attraverso quella che è l'arte visiva. Io intanto voglio ringraziare Massimiliano Arena, con cui spesso, come dire, ci interfacciamo proprio discutendo di quelle che sono le potenzialità della nostra terra, tutto quanto di inespresso c'è in questa nostra terra. A proposito di cose inespresse, tu hai voluto fortemente organizzare questa mostra in questa cripta magica, dagli odori, dal silenzio che lascia senza parole. Massimiliano, perché oggi mi hai voluto qua? Oggi ti ho voluto qua, cioè, perché credo che lo meriti. Ah, scusi. Perché credo che lo meritano sia Carlo Calcasola, ma anche Naro, e in particolare questa cripta. Siamo nella cripta della chiesa di Sant'Agostino, cripta dell'ex monastero di Sant'Agostino, dove per almeno 700 anni sono stati sepolti i monaci che vivevano questo convento. Subito dopo la Prima Guerra Mondiale è stata scelta per seppellire e deporre le spoglie mortali dei militi morti in guerra. È un luogo silenzioso che nessuno conosce, la stragrande maggioranza dei naresi, figurati poi dei forestieri, non conoscono. E quale miglior luogo per quale miglior modo per dare vita a questo luogo se non l'arte sacra? E Carlo, con la sua arte, darà vita a questo luogo per almeno una settimana. Carlo Calcasola è un giovane pittore di 22 anni, se non sbaglio, che al netto di quelle che poi sono le sue tendenze artistiche, ha deciso di dedicarsi a quella che è l'arte sacra, che non è, voglio dire, comune sentire un ragazzo di 22 anni cercare di dedicarsi a qualcosa che era, come dire, deputato a persone magari anche più grandi, più mature, che magari hanno fatto un percorso artistico anche molto travagliato. Perché a 22 anni si decide di fare le cose che le persone stanno vedendo nelle immagini, queste straordinarie raffigurazioni sacre? Sì, nei miei quadri ciò che è centrale è la figura di Dio, però io ho scelto diverse icone del Rinascimento e del Barocco, perché come nel Rinascimento ci fu una rinascita artistica, anch'io, pur sempre rispettando gli artisti dell'antichità e gli artisti contemporanei che realizzano opere sacre, voglio in un certo senso rimodernizzare l'arte sacra, anche per affacciarmi ai giovani e soprattutto ai giovani che hanno perso la fede tramite un'arte sacra che si mischia con la pop art.
È assolutamente straordinario pensare che la pittura possa in qualche modo avvicinare le nuove generazioni alla Chiesa, alla preghiera, comunque a queste figure di riferimento che la Chiesa mette a disposizione. Le immagini che voi state vedendo sono le creazioni, le realizzazioni fatte da Carlo. E voglio ritornare a Massimo. Massimiliano, si terrà una mostra. Quanto tempo dura e quando avrà inizio e quando ha fine? A chi consigli di venire a vedere la mostra? Allora, consiglio di venire a visitare la personale di Carlo, la mostra, a tutti, dai bambini, dai ragazzi, alle persone quelle più avanti negli anni. Allora, quella di Carlo è sicuramente, come dire, un percorso unico e straordinario, un pittore giovanissimo, solo 22 anni, che si dedica alla pittura sacra, però declinata in maniera moderna. Addirittura ci sono delle realizzazioni in chiave quasi pop e che, come dire, danno un modo diverso di raffigurare quella che è l'arte sacra, che molto probabilmente, come diceva prima Carlo, darà la possibilità ai giovani di vedere quella che è la pittura sacra sotto un'altra chiave. E già la mostra è partita da ieri. E chi è che viene a visitare quello che ha realizzato Carlo? Ma vengono a visitare la mostra di Carlo un po' tutte le generazioni, ma anche tutte le persone, a prescindere dalla fede, estrapolando la propria appartenenza religiosa o di fede, perché l'arte, diciamo che è consuetudine il fatto che l'arte accomuna, ma anche perché l'arte di Carlo, questo suo modo espressivo, riesce ad affascinare. E non ti nascondo che io più guardo i suoi quadri, più resto meravigliosamente attratto dai colori, dalle sfumature, dalla semplicità magistrale delle sue opere. Carlo, ritorniamo a te. Tu stai seguendo un percorso, in questo momento sei molto concentrato su quella che è l'arte sacra, nulla toglie che questo percorso comunque trovi, come dire, altre vie, trovi altre declinazioni, trovi altri percorsi che in qualche modo guardino in altre direzioni. E la mia domanda è questa: l'arte sacra, al netto di quello che può essere la tua fede, il tuo credere, in che modo tu pensi di continuare a raccontarla partendo da quelli che sono i dipinti che noi stiamo vedendo e che stanno vedendo anche i nostri telespettatori? Che cos'è che c'hai in programma, al di là di quella che è la mostra che è già aperta al pubblico e che sono sicuro sta già piacendo moltissimo? Sì, questa prima collezione, diciamo che è tutta incentrata su delle sculture, delle icone di altri artisti del Rinascimento. Quello che in futuro è in programma sarà quello di creare io stesso le immagini e le icone secondo il mio punto di vista riguardo alla fede e secondo la mia immaginazione in base a ciò che è successo un tempo. La cosa mi sembra molto interessante perché mi pare di capire che tu in questo momento ti stai, come dire, cimentando in quella che è la riproduzione pedissequamente di quelle che sono di opere che sono stati realizzati da altri artisti. Il fatto che tu in qualche modo ti cimenterai da qui in avanti in opere che sono frutto della tua immaginazione, del tuo narrare, della tua pittura, della tua arte, voglio dire, ci fa ben sperare di poter assistere a delle opere nuove come dire, e non delle riproduzioni comunque che sono assolutamente straordinarie. Massimiliano, tu mi hai fatto visitare, diciamo, le viscere di questa chiesa e hai visto il mio borbottare pure, lo hai sentito il mio borbottare e anche come dire, il mio rimanere stupito dinanzi alle bellezze che qui sono contenute. Che cos'è che c'è da fare per poter in qualche modo tirare fuori
dagli scaffali ammuffiti delle opere straordinarie di pittori anche importanti, delle realizzazioni, dei portoni, degli armadi. Io qua ho visto delle cose che mi hanno lasciato senza fiato. Qual è il prossimo passo che Massimiliano Arena, insieme a tutti i ragazzi di Casa Contemplativa, intendono fare per portare alla luce questo tesoro nascosto di questa cittadina? E sai, Cesare, da associazione, da capo, leader, presidente, voi chiamami come vuoi, già stiamo cercando di fare tantissimo. Abbiamo collaborato e torneremo a collaborare con la Via dei Tesori, questa macchina organizzativa che mette in circuito tutti i comuni che hanno un patrimonio da mostrare. Naro purtroppo nei secoli passati è stata magnifica, era la Fulgentissima, ma ahimè purtroppo negli ultimi 30-40 anni non siamo più riusciti a cullarci di questa Fulgentissima, l'abbiamo trattata male. Solitamente si ricorda della Fulgentissima e del patrimonio solo sotto un periodo preciso ogni 5 anni, non voglio dire qual è. Bisogna crederci, cioè bisogna fare di tutto per creare opportunità per mettere in mostra. La mostra di Carlo è un'opportunità per Naro, per Carlo, ma anche per Naro, perché questa cripta, se non l'avessimo scelta come luogo, magari tu non l'avresti mai visitata, i nostri amici che stanno guardando questo tuo video non la verranno mai a visitare e resterà nel dimenticato, nel silenzio, un luogo morto. Non deve essere Naro un luogo morto, Naro deve essere un luogo di vita, fatto di visite, fatto di stupore, perché i tuoi Maria di poco fa diventano generali. Io cosa posso fare? Continuare a credere nella mia comunità, nella mia città, e fare tutto quello che posso per mettere Naro sempre sul piedistallo. Noi ti auguriamo di continuare questo percorso e lasciamo i nostri, intanto ricordo ai nostri spettatori di venire a visitare questa mostra, perché che sarà aperta fino a sabato prossimo, per cui è un buon modo per impiegare il tempo. Vi assicuro che la frescura che c'è qua dentro nessun impianto di aria climatizzata è in grado di assicurarvelo, per cui è un modo per stare belli freschi e ammirare queste straordinarie opere d'arte e le immagini a cui vi lascio alla fine di questo video. Grazie Massimiliano, grazie Carlo. Grazie.